Buonasera a tutte e tutti e un saluto da parte di Medicina Democratica. Noi siamo stati all'interno di questo percorso da sempre come operatori della salute, come chi da sempre fa parte di un movimento che è nato tanti anni fa. Quindi non potevamo essere se non presenti fin dall'inizio nel percorso sull'acqua. Qui dietro ci sono due giganteschi sì, dappertutto ci sono due giganteschi sì. Per chi lavora nel campo della salute, questi sì non sono stati soltanto e solamente i sì dei quesiti referendari, ma erano senz'altro il sì per il diritto all'acqua partecipata come un diritto da restituire ai cittadini, ma l'altro sì era il sì a un'acqua di qualità che doveva essere restituita allo stesso modo ai cittadini, perché è un diritto negato in Italia e nel mondo. Cosa vuol dire qualità dell'acqua? Vuol dire che questa qualità deve garantire un diritto alla salute, e questo diritto alla salute in primo luogo come viene declinato? Viene declinato con il diritto all'accesso. Questo è il primo passo fondamentale per abbattere le malattie e le morti in tutto il mondo, ma anche nei paesi occidentali. Quindi, da questo punto di vista, noi vorremmo essere estremamente chiari. Su questo pensiamo che si debba aprire una battaglia in tutta l'Italia. Il diritto all'accesso deve essere garantito a tutti. 50 litri, Presidente Ventola, non sono un regalo, sono un diritto. 7 litri per bere, 14 litri per preparare gli alimenti e litri che restano per poter garantire un'igiene sufficiente. Sembrano tanti, ma invece sono pochi, soprattutto in un paese dove si spreca. Secondo punto grave che abbiamo è quello dell'inquinamento. Vi potrei parlare a lungo di questa situazione, mi limito a citare i posti dove siamo stati, dove abbiamo lottato insieme con i comitati, in Amiata, dove c'è una situazione disastrosa, nel Pescarese, dove il fiume Pescara è ormai dichiarato affetto da inquinamento irreversibile, nelle Puglie, in Campania, per tante situazioni, l'ultima quella di Terzigno, con le falde inquinate dai rifiuti, fino ad arrivare qui vicino a Velletri per il problema dell'arsenico e tutta la vicenda delle deroghe che voi avete seguito, la vicenda allucinante gestita da chi ci governa in modo totalmente irresponsabile. Qui davanti immaginate di avere due mappe, una mappa dell'Italia che è inquinata e dall'altra parte dell'Italia che è affetta da tutta una serie di inquinamenti. Ammettiamo di riuscire a ricostruire gli inquinamenti, sarebbe un passo enorme. Non siamo in grado di farlo, non abbiamo, l'avete sentito, alcuni l'hanno già detto, non ci danno le informazioni, ci vengono negate o sono false. Non esiste la possibilità di ricostruire una mappa delle malattie, molti non lo sanno, non esiste un registro dei tumori nazionale, non esiste un registro delle malattie croniche degenerative, che è il problema più importante negli inquinamenti. Quindi non riusciamo a ricostruire la terza mappa che dovrebbe unire queste due, cioè la mappa delle malattie da inquinamento ambientale. Il tempo vola e quindi non mi posso soffermare ulteriormente, però voglio soltanto dire che è tutta una battaglia che è articolata in tanti pezzi, dove quello fondamentale è quello culturale, come diceva giustamente Rodotà quest'oggi. E per noi l'elemento culturale fondamentale è ricordare sempre che l'acqua è un alimento e non è una merce da estrarre dal terreno.